Benvenuti in Francia, una mecca delle competizioni automobilistiche, sede del famosissimo Tour de France, nonché celebre per aver dato luce alle gare motoristiche nel tardo 1800. Beh, ne è passata di acqua sotto i ponti da allora, prepariamoci alla partenza. Tra poco il Gran Premio di Francia avrà inizio. Il circuito Paul Ricard si trova a 40 km a est di Marsiglia, è un tracciato da 5,8 km. Ci sono 15 curve, 6 a sinistra e 9 a destra. La migliore opportunità di sorpasso è alla chicane della 8. Le velocità massime potrebbero raggiungere anche i 330 km orari. Vediamo ora la griglia di partenza, in attesa della gara di oggi. Sarà Lando Norris a partire dalla pole oggi, e il Duca completa la prima fila. Quindi il resto della griglia: Leclerc, Verstappen, George Russell e Gasly, Perez, Ricciardo, Fernando Alonso ed Esteban Ocon, Hamilton, Tsunoda, Kevin Magnussen e Albon, Stroll, Zhou, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Latifi e Sebastian Vettel parte dall'ultima fila. È quasi il momento di accendere i motori, andiamo in pista! Anche per la gara di oggi saremo in compagnia di Barsecchi. Parliamo un po' del Duca. Cosa pensi della loro prestazione in questa stagione? È stata una buona annata per il momento. Hanno avuto dei buoni risultati, ma quello che mi ha colpito è la costanza con cui li hanno ottenuti. Stando così le cose, mi aspetto che oggi facciano un'altra buona gara. L'ultima volta abbiamo guadagnato dei punti. Continuiamo così. E salve a tutti ragazzi e bentornati da Gabriele Vergarbonara. Benvenuti in questa nuova puntata di Formula 1 2022. Stavolta ci troviamo in Francia, al Paul Ricard. Wow, Gabri. Come sempre Norris partirà dalla pole. Allora, prima di cominciare vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo! Senatori! Grande attenzione, ah, sono andati lunghi, ma dai, sono riuscito a Novis. Mamma mia, attenzione, ora vediamo verso Signe. Passo! Norris sicuramente abbiamo sorpreso Norris con questo sorpasso, però si prende tutta la scia. Ok, l'abbiamo tenuta. Io oh no! Norris! Si è girato! Mamma mia! E ora! E uno, due Ferrari! E ora testa bassa e portiamoci questa vittoria! È uscito proprio Norris! Ha ripreso la macchina! Poi vediamo dopo dov'è. Stiamo guadagnando molto su Charles. Buono, buono. Così possiamo portare a casa anche il punto posizionale. Intanto la Verstappen è attaccato a Leclerc per il secondo posto.
bene. Abbiamo fatto un giro più veloce della gara, buono così, buono, buono. È importante ottenere molti punti di bonus, perché poi ci saranno gare dove non sarà abbastanza competitivo, come l'Ungheria per esempio. Verstappen avrà di arresto e attaccherà Charles Leclerc. Comunque Norris ha fatto un errore clamoroso, vero? È vero. No, aspetta, ho sbagliato io. Scusate. Mi ero un attimo distratto. Oh, così va bene. Allora, le carte guadagna su di noi. E ora anche RS proverà sicuramente. C'è anche lo Stato in questo qui. Sì, c'è anche lui, c'è anche Max. E lo Stato è in giro veloce, 1.29.5. Attenzione, non è ancora finita. Passiamo, vabbè, non sono uscito molto bene da quella curva, però hai allungato, eh? Sì, non ci guadagna qualcosa ancora Charles. È attaccato, quindi ora è una questione tra noi, Charles e Max Verstappen. Ah, lungo. Ah. Mannaggia. Dovessi meglio. Sì, ce l'ho. Dai. Devo andare in lungo. E ora c'è l'ultimo giro. E l'ultimo giro questo. Ah, penalità, no. Buono, sono usciti molto bene. Ma come mai? Mamma mia, siamo usciti molto bene. La scuola è questa, è sotto pressione. Il DRS ce l'hai? Sì. Siamo vicini. Però può andare bene così. Possiamo guadagnare lo stesso altri punti sull'ando.
chissà dove sarà Norris. Oh, attenzione a Max. Sì. Il grande vince il Gran Premio di Francia, noi arriviamo secondi. Vai così. Mannaggia, eravamo vicini a Leclerc. Eravamo molto vicini. Pilota del giorno, Sciano. Bravo lui, bravo lui. La vita meritatissima fa calare il simbolo su questo. Vediamo un po' cosa... dove è arrivato? Eccoci qui ancora. Bravo, doppietta Ferrari comunque oggi, eh? Guardiamo qualcosa. Quindi, andiamo a costruttore. Il Duca aumenta il suo allora, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate almeno 10 like per il prossimo, ci vediamo in Ungheria, ciao!